Quarta esibizione, quarto competitor, lui è giovanissimo, ma quanti anni hai? 22 anni. Su quel palco eri veramente un leone. Addirittura, dai, no. Hai fatto era... anche un inchino finale, bellissimo. È stata la mia prima competizione, veramente emozionante, bellissimo, e spero di poterne fare tante altre. Senti, dillo a noi, dillo a me, alla Terry e alla Charlie, com'è stata? Hai fatto qualche errore? Sei soddisfatto di questa esibizione? Oppure potevi fare di meglio? Sicuramente potevo fare di meglio, però nonostante tutto sono veramente soddisfatto di quello che ho fatto, di essere arrivato qua. Già per me è un traguardo essere salito su quel palco e avere buttato qualsiasi ostacolo e qualsiasi muro che mi ero prefissato prima di salire su questo palco. Da quanto tu fai il flare? Come... Allora, l'ho sempre fatto per divertimento, più o meno da un annetto. Mi alleno per la gara da un mesetto e mezzo o due. Ma neanche tantissimo, volendo. No, esatto. Sei un principiante, esatto, proprio. Sì. Ci stava anche la tremolina nelle mani, era un po'. Lui è un giovane, ha tanta strada. Ma senti, dillo a me, alla Charlie, sempre in confessione, ma con questo montepremi che cosa farà il nostro giovane barman acrobatico? Col montepremi, in realtà il montepremi dovrebbe essere il trolley, una soddisfazione averlo. Mi piacerebbe. Cosa rappresenta questo trolley? Rappresenta gli sforzi che ho fatto e dove sono arrivato, dove vorrei arrivare. Guarda come continua a giocare lui nel frattempo con gli attrezzi del mestiere. Senti, se dovessi fare un drink per me e per la Charlie, ci puoi dare qualche ingrediente magari? Assolutamente, il mio cocktail preferito è il margarita, quindi si parte sempre da una base di tequila, lime e Cointreau. Io ti svelo un segreto, però lo faresti soltanto a me perché la signorina è astemia. Ahimè, per pop-up style in diretta streaming, tutti da oggi in poi sapranno che sono astemia. Però nonostante questo mi piacciono queste belle competizioni, quindi abbiamo sposato il progetto fin dall'inizio. Allora, vuoi dire qualcosa alla nostra Charlie in merito sempre alla tua esibizione? Mi piaceva il supporto comunque che avete fra di voi, che vi lanciavate comunque belle incitazioni, comunque danno una carica pazzesca anche i tuoi compagni, alcuni della stessa scuola. Sì, di competizioni in questo c'è soltanto il nome, perché effettivamente siamo tutti una famiglia ed è questo mondo è bello per questo. È bello vedere questo sport, comunque questa disciplina, che ha questo lato così familiare e amichevole rispetto ad altri sport dove invece si scannano, esatto, si prendono a gettoni, invece voi vi supportate proprio fra di voi. Assolutamente sì, cosa. Ed è quella la base di tutto. Abbiamo se non ci fosse il supporto, proprio stimolato tantissimo. Sì, allora, se non ci fosse il supporto probabilmente non sarei neanche qui, quindi devo ringraziare Club Barman dello Stretto in primis e tutti i ragazzi che sono oggi qui presenti. Allora, per quanto riguarda i ringraziamenti, allora, ti stanno guardando tutti gli amici di Radio Zenti, ma non solo. Un messaggio per loro, cosa ti senti magari di comunicare? Un messaggio anche per i giovani che vogliono iniziare questo percorso? Ringrazio la mia famiglia e i miei amici che sono qua presenti, ma un messaggio banale posso dire è: non mettetevi limiti e ostacoli, perché ce l'avete soltanto nella vostra mente e nel vostro cervello. Quindi abbattetevi. Un messaggio fantastico, bravissimo. Okay. Allora, noi vi diamo appuntamento al prossimo talento barman acrobatico. Esatto, barman acrobatico.